Io ho parlato prima con il vostro RSU, mi hanno esposto una serie di obiettivi per i quali voi siete qua. Quali sono per voi quelli più importanti per la vostra lotta e per il vostro posto di lavoro? Allora, gli obiettivi più importanti sono quelli di salvaguardare il posto di lavoro per tutti, e per le nostre famiglie e per un futuro per noi. Anche questi signori non possono permettersi di chiudere uno stabilimento che va bene e lasciarci tutti a piedi. Sì, beh, condivido quello che dice lui. Se vuoi una cosa un discorso più articolato, non lo so, ti avrà parlato delle ipotesi che c'erano in campo, tipo, perché qui credo che sarà difficile riprendere l'attività produttiva, penso che sarà, oggi sarà da vedere un'altra soluzione che potrebbe essere una ben individuata con la logistica del gruppo, e lì stiamo discutendo di quello, se possibile, in alternativa all'attività produttiva, riuscire a mettere in campo una piattaforma logistica. Però c'è anche il discorso di contratti peggiorativi, riduzione, mi parlava di 350 euro, di stipendio. Potrebbe essere sì, perché c'è da fare un discorso, però io non, rispetto al tipologia di lavoro che vai a fare, perché qui c'era un livello di un certo tipo rispetto alla turnistica, qui è un lavoro, una fabbrica che lavora sui turni 24 ore al giorno, per cui chiaramente tra festivi e notturni hai un aumento di quello che è lo stipendio mensile, giusto? Rispetto a un discorso di lavoro normale. E queste cose penso che andranno poi trattate con l'azienda per evitare un eventuale peggioramento dal punto di vista retributivo, salvo restando che si vedrà quanto si potrà andare a recuperare, diciamo, rispetto al discorso turnista, ecco. C'è un contratto nazionale, per cui. E voi che tipo di iniziative siete disposti a fare? Adesso c'è il presidio, ma ho detto che c'è stata un'occupazione. Esatto, noi faremo tutte le iniziative possibili e immaginabili per cercare di recuperare il più possibile, di avere, come ti dicevo prima, il nostro posto di lavoro, di avere una continuità per il futuro e basta. Cioè, noi abbiamo fatto l'occupazione, abbiamo 44 mesi che siamo qua a fare il presidio e tentiamo di portare a casa qualcosa di importante. E cosa vi aspettate di un partito come Rifondazione? Pensate possa essere utile veramente nel vostro percorso o no? Allora, secondo me quelli che ci vogliono dare una mano sono tutti utili. Rifondazione come gli altri. Dico che ovviamente tutte le iniziative sono bene accette e con più la mobilitazione alta, con più per noi è importante. Ma una cosa in particolare, secondo voi, che la Fondazione potrebbe fare, magari non è stata fatta, comunque che il mondo politico in generale, non so, una cosa che vi sentite voi di dire? Non lo so, le iniziative sono state qua parecchie, ci sono mossi, c'è state parecchie sottoscrizioni, siamo stati aiutati. Questo è stato importante. Poi anche con la nostra RSU il nostro percorso sarà ancora, spero non lungo, però con più persone ci aiutano, per noi è importante. Questo è. Non so, io rispetto a questo mi sono d'accordo con lui, ovviamente, perché solidarietà ce n'è stata tanta. Abbiamo fatto parecchie iniziative, da concerti, cose varie, anche se vuoi cene di Ferragosto, cose così. E rispetto a cosa potresti aspettarti, cioè in generale il discorso è, diciamo, cappello politico, è che sì, servirebbe una politica diversa a livello di governo proprio rispetto alle multinazionali, rispetto. Cioè, non siamo l'unica fabbrica, ad esempio, multinazionale in questo mese scorso, altri mesi passati durante l'estate, che guarda caso sono tutte multinazionali, no? Quindi qui ci vorrebbe un intervento diverso a livello proprio di governativo, cioè una politica diversa su
sul lavoro per dare più garanzie ai lavoratori, perché non è possibile che qui siamo uno stabilimento che comunque ha un costo pezzo bassissimo, non so se adesso a livello europeo altissima tecnologia avanzata, a tecnologia avanzatissima, a livello pure lì anche oltre che europeo, e tutto quello che vuoi, però lo chiudono, e in nome di cosa? Cioè, è sempre il solito discorso, se c'è una speculazione, se c'è, non lo so se c'è o se non c'è, ma comunque è un discorso che deindustrializzazione di una città come Brescia, adesso bisogna vedere, perché non si può lasciare che le multinazionali vengano qui a raffino, perché anche qui non è che se c'è una speculazione in atto non è che ci guadagnano, voglio dire, non è che chiudono perché ci stanno perdendo, prima o poi ci guadagneranno parecchi soldi e noi restiamo a casa, è questo il discorso. Allora è chiaro che a livello di governo, a livello di politica sul lavoro bisogna che qualcuno poi non so, io qui un volantino che passava stamattina, qui ce ne sono abbastanza di proposte interessanti, ecco. Invece con le altre aziende del gruppo in Italia, sono quelle all'estero, però se c'è un collegamento, se vedete che c'è un po' di competizione tra gli stabilimenti. Sì, allora noi negli anni ci hanno portato sempre a essere competitivi con i nostri stabilimenti interni, ovviamente anche loro adesso subiscono pesantemente questi tagli, non è solo lo stabilimento di Brescia che perde 130 dipendenti, nel gruppo si parla di 600 esuberi. Perciò anche gli altri stabilimenti sono fortemente colpiti. Noi insieme con loro abbiamo fatto delle iniziative, siamo andati a Bologna per cercare di smuovere qualcosa e cercare di ridurre al minimo la perdita dei posti di lavoro, perché vuol dire tagliare un sacco di famiglie, un sacco di operai, questo è tutto.